Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Fratelli e sorelle, siamo arrivati alla 32ª settimana del tempo ordinario e ancora una volta il Vangelo ci propone la similitudine fra il regno di Dio e le nozze, fra il regno di Dio e Gesù che si presenta a noi come lo sposo, noi che siamo la sua sposa. Da tempo immemorabile per Israele questa similitudine era familiare, da quando il profeta Osea e il profeta Isaia in modo particolare paragonarono il popolo di Israele alla sposa che andava incontro al suo Signore, che era lo sposo. Quando il Cantico dei Cantici ha utilizzato l'immagine sponsale per parlare dell'amore di Dio con il suo popolo. Ma questo esempio sponsale continua anche nel Nuovo Testamento. Gesù stesso, parlando di sé, parla come dello sposo. Possono gli invitati alle nozze digiunare quando lo sposo è con loro? E anche la conclusione della storia della salvezza, rappresentata dall'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, continua a presentarci l'immagine di Gesù come lo sposo e la Chiesa come la sua sposa. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, il suo vestito è bellissimo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Siamo proprio sicuri allora di essere una sposa sveglia in attesa del suo sposo? Siamo proprio sicuri di avere queste lampade accese per poter incontrare il nostro sposo che ci viene a trovare? A volte diamo per scontato, come le vergini stolte, che questo possa avvenire. Invece non è così scontato. Bisogna avere a fianco alla lampada accesa anche un piccolo contenitore per l'olio di riserva. Cioè, non basta aver detto il proprio sì al Signore una volta, non basta aver fatto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, occorre mantenersi fedele, coltivare questo amore in modo tale che lo sposo in qualunque momento arrivi, visto che non sappiamo né il giorno né l'ora, ci trovi svegli e ci trovi con le lampade accese. Questa parabola non è facilmente comprensibile perché ci sono tanti particolari che un po' stonano.
È vero, noi siamo abituati ai ritardi delle spose, ma se una sposa arrivasse a mezzanotte, sicuramente ci saremmo tutti quanti spazientiti. Nell'antichità il posto principale non era quello della sposa, bensì quello dello sposo, ma fa davvero un ritardo eccessivo. E poi queste vergini sagge che sono così cattive nei confronti delle vergini stolte, non volendo condividere con loro l'olio. E poi questo suggerimento di andare a comprare a mezzanotte l'olio dai rivenditori. Quando mai al tempo di Gesù a mezzanotte si sarebbero potuti trovare dei negozi aperti e dei rivenditori disponibili a vendere l'olio a queste vergini stolte? E poi il padrone di casa che chiude la porta. Era una contraddizione con le usanze del tempo di Gesù, in cui la festa di matrimonio durava almeno 7 giorni e la porta rimaneva sempre aperta perché la gente andava e veniva. Non dobbiamo meravigliarci, perché come più volte ci siamo detti, le parabole servono a Gesù per far passare il suo messaggio. Non dobbiamo necessariamente trovare una spiegazione per ogni singolo particolare o trovare una logica perfetta in tutto ciò che viene detto. A volte le esagerazioni, le sproporzioni servono semplicemente a far comprendere meglio il cuore della parabola stessa. Chi sono queste vergini? Esse rappresentano la sposa, di cui infatti la parabola non parla. Rappresentano la sposa e ogni sposa, quindi la comunità di ieri e la comunità di oggi, il popolo di Israele e la Chiesa di ogni luogo e di ogni tempo, perché 10 nella scrittura è il simbolo della totalità, è il simbolo della pienezza, è il simbolo che rappresenta il mondo intero. Però queste vergini appunto sono divise in 2 gruppi di 5 e nella scrittura il numero 5 rappresenta proprio il popolo di Israele, che dai profeti stessi viene chiamato vergine. Così come Paolo, Pietro nel Nuovo Testamento parlano della Chiesa come una vergine. San Paolo nella seconda lettera ai Corinti infatti dice che ci ha promessi a un unico sposo e ci vuole presentare a questo sposo, cioè a Gesù, come una vergine casta. Inoltre, quando le vergini stolte arrivano, chiamano lo sposo Signore, e nella Bibbia solo i cristiani chiamano Signore lo sposo, chiamano Signore Gesù, chiamano Signore Dio. Quindi è evidente che da una parte ci si rivolgeva al popolo di Israele, dall'altra ci si rivolgeva alla Chiesa. Matteo quindi voleva raccontare il modo in cui il popolo degli ebrei, come la sposa, si era preparata ad incontrare lo sposo, ma nello stesso tempo anche come le prime comunità cristiane, quelle a cui lui ha rivolto il suo Vangelo, stavano vivendo l'incontro con Gesù, lo sposo della Chiesa. La presenza contemporanea di vergini sagge e di vergini stolte ci fa dire che tutti aspettano lo sposo, ma non sempre nel modo migliore. Infatti, nel popolo di Israele c'è stato chi si è preparato per bene all'incontro con Gesù, lo sposo che arrivava, mentre invece tante altre persone non erano pronte. Tutti lo aspettavano, ma non tutti lo hanno saputo riconoscere. Certamente lo ha riconosciuto Maria Santissima, lo sposo, lo ha riconosciuto Giuseppe, lo hanno riconosciuto il vecchio Simeone e la profetessa Anna, lo hanno riconosciuto gli apostoli, le donne che fin dalla Galilea hanno seguito Gesù per tutta la loro vita e sono state le prime annunciatrici della risurrezione,
lo ha riconosciuto la Chiesa primitiva, ma quante persone non lo hanno riconosciuto? Anna, Caifa, i sacerdoti, gli anziani del popolo, gli scribi, i farisei, gli erodiani, i sadducei. Tutte queste persone non hanno riconosciuto Gesù. Aspettavano lo sposo, ma quando egli è arrivato non sono andate incontro a lui perché non ne avevano riconosciuto l'identità. Nella Chiesa, ci dice Matteo con questa parabola, potrebbe succedere la stessa cosa. Abbiamo accolto il Signore, lo abbiamo accolto con gioia, nella festa, proprio come quando ci si prepara a partecipare a un matrimonio, ma poi potremmo esserci assopiti, potremmo aver dimenticato di prendere l'olio in piccoli vasi per poter continuamente alimentare la luce della nostra lampada. Cosa rappresenta questa lampada? Certamente rappresenta la nostra fede, certamente rappresenta anche l'amore che noi dobbiamo far nostro e dobbiamo concretizzare nel servizio, come Gesù stesso l'altra domenica ci ha ricordato. Ma sia la fede che l'amore hanno bisogno di essere alimentati, custoditi e alimentati giorno per giorno. E i contenitori sono piccoli vasi, perché il Signore non ci chiede di fare cose straordinarie, ma di fare cose normali, ordinarie, in modo straordinario, cioè mettendoci completamente in gioco, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e mettendoci a disposizione nella quotidianità verso i nostri fratelli. Solo così la fede diventa vera, credibile, perché si concretizza nel servizio quotidiano. È importante mantenere la lampada accesa, perché è l'unica possibilità che noi abbiamo di vedere bene la strada che stiamo percorrendo e di non perdere di vista la meta della nostra esistenza. Se noi infatti ci addormentiamo, corriamo il rischio di sognare e di andare dietro alle nostre fantasie, cioè di perdere di vista il cuore della rivelazione, il vero Dio che Gesù nella definitività ci ha rivelato. E questo è un rischio che non possiamo correre, perché altrimenti la porta ci verrà chiusa davanti. Potremmo anche chiamare Gesù Signore, potremmo anche battere con forza i nostri pugni su quella porta. Essa non si aprirà, ma non perché il Signore è cattivo, perché saremo noi che avremo perso l'occasione di poterlo incontrare in questa vita. Solo in questa vita noi siamo chiamati a riconoscere Gesù come lo sposo e ad assomigliargli. Quando da dentro lo sposo dice «in verità non vi conosco», sta dicendo «non vi riconosco», «non vivete, non avete vissuto come mie discepole, come figli e figlie di Dio che è vostro Padre». Quindi non avete sviluppato l'immagine di Dio che era in voi, la somiglianza con Dio che vi veniva richiesto. Questo è lo stridore di denti, questo è il rimanere fuori nelle tenebre. Siamo noi stessi che spegniamo la nostra vita e andiamo brancolando nel buio. E perché le sagge non hanno potuto dare l'olio che avevano come scorta alle vedove, alle vergini stolte? Perché ci sono cose nella vita che non possono essere condivise. Io respiro, respiro per me, non posso respirare al posto di un altro. Così io vivo la fede, la vivo per me, non posso vivere la fede al posto di un altro. Posso dare l'esempio, posso condividere l'esperienza, posso dire il modo in cui ho incontrato il Signore, la gioia che l'incontro con il Signore ha portato nella mia vita, la luce
che illumina la mia esistenza, ma non posso fare le scelte per altri. Questo è il motivo per cui quell'olio non può essere condiviso. Impariamo allora a mantenere accese le nostre lampade, impariamo a mantenere accesa la nostra vita, accesa dalla parola di Dio, accesa dalla celebrazione eucaristica, accesa dall'amore vissuto, nella disponibilità e nel servizio ai fratelli. Così saremo vergini sagge che possono entrare alla festa di nozze dell'agnello, così saremo come l'uomo saggio che Matteo ci presenta al termine del discorso della montagna, colui che ha costruito la casa della sua vita sulla roccia che è Cristo, sulla roccia della sua parola, e quella casa, quella vita costruita su Cristo è capace di superare qualunque difficoltà, qualunque momento complesso, qualunque notte buia. Se invece siamo stati come l'uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia, essa verrà spazzata via dagli eventi della vita, dalle notti che inevitabilmente saremo chiamati ad attraversare. Notti come quelle che anche noi in questo periodo storico stiamo attraversando. Notti in cui sembra vincere l'egoismo, il rancore, l'odio, la guerra, l'individualismo. L'unica cosa che permette a questa notte di essere rischiarata è la lampada accesa, è l'incontro che avremo realizzato con Cristo, per poter fare così anche noi oggi l'esperienza della liberazione che in piena notte fece il popolo degli ebrei quando il Signore lo liberò dalla schiavitù dell'Egitto.